È bene dire che nell'arco di 5 anni di operatività, tenendo conto dei 14 milioni che andiamo a impegnare quest'anno e degli oltre 20 milioni di euro che porteremo in investimenti sulla città attraverso il piano di riqualificazione del centro storico, nell'insieme sono stati oltre 100 milioni di euro i denari investiti in opere pubbliche importanti in questi 5 anni. Sono aumentati quindi molto gli investimenti, ma l'indebitamento del comune è calato di oltre 7 milioni di euro. Venendo ai 14 milioni che noi impegniamo quest'anno, c'è un'opera che fa la parte del leone, che è la ristrutturazione dei vecchi impianti natatori e la costruzione della nuova piscina da 50 metri, che impegna ben 9 milioni di euro nel complesso del piano delle opere. C'è un altro fatto importante, che è lo stanziamento del secondo lotto di Corso Giolitti. Abbiamo già stanziato 350.000 euro per il primo lotto, che partirà nelle prossime settimane, ma c'è già la disponibilità per il secondo lotto. I lotti sono 4, quindi diciamo che questa amministrazione lascia alla città comunque almeno il 50% di Corso Giolitti completamente rinnovato, la nuova amministrazione potrà procedere nei prossimi anni a concludere questa importante opera. Poi ci sono molte voci che riguardano la manutenzione delle scuole, un fatto molto importante, non le abbiamo mai tralasciate, ma implementiamo i lavori di ristrutturazione e di sicurezza con 600.000 euro stanziati. Poi ci sono manutenzioni e riasfaltature per 300.000 euro sia sulla città che per 250.000 euro sulle frazioni, e poi 200.000 euro per migliorie alla sicurezza stradale, una voce importante, e altri 200.000 euro per interventi diffusi sui punti luce e sull'illuminazione pubblica.